Salve, oggi eseguirò una prova d'impatto con una 528 chiappa con palle per avancarica di piombo calibro 50, chiaramente come la 528 da 11 grammi, su queste due lastre di metallo a circa 2 metri e mezzo di distanza. E poi proverò la prova d'impatto con una palla di gomma di 1,36 grammi che eroga circa 44 joule, come se fosse una pistola traumatica usata ad esempio in altri paesi dove è possibile usare le pistole traumatiche con palle di gomma, e vedrete più o meno l'effetto di momentum, di spinta che si vedrà appunto con la palla che impatterà su queste due lastre di metallo. Allora proviamo prima con questa 528. Ecco, bella spinta. Ecco, questo per vedere il momentum, chiaramente, no? Il momento. Ora proverò con una palla di gomma da 1,36 grammi, calibro 43, spinta con una velocità circa di 250, in poche parole 43 joule e mezzo, 44 circa. Vedete un pochino l'impatto. Beh, in effetti non è che il fatto che sia caduto questo supporto non è dovuto all'urto. No. Io penso che la spinta sia stata prima abbastanza potente, abbastanza energica. Adesso in effetti cadendo si sono portati pure questo supporto, quindi questo non deve confondere. Penso che le energie di impatto siano più o meno le stesse, come poi ho già specificato nel video. Ok.